Siamo nella seconda seduta della settimana, partiamo subito con il nostro riscaldamento, un reverse up che utilizzeremo per scaldare fondamentalmente centro e mobilità articolare. Ovviamente cerchiamo di mantenere costante il contatto della colonna pavimento, srotolandola bene nella fase in cui ritorniamo a sdraiarci a terra. Se è troppo, possiamo scendere tranquillamente con un reverse crunch. Secondo lavoro, cross climber, mano tocca ginocchio sotto la linea del centro, la pancia sempre attiva. Se faccio fatica coordinativamente, perdo l'equilibrio, posso tranquillamente passare a uno shoulder tap oppure a uno shoulder tap in ginocchio. Ultima fase dell'attivazione. Facciamo un po' di andature. Se questa versione coordinativamente mi mette più in difficoltà, posso tranquillamente fare dei passi accostati a destra e a sinistra, rapidi, flettendo le ginocchia. Tre giri di lavoro per partire. Iniziamo con il corpo dell'allenamento vero, una parte di braccia abbastanza importante, braccia e parte alta del tronco abbastanza importante, che prevede 30 secondi di lavoro e 30 secondi di recupero. Il primo lavoro sono dei push-up che passano a un plank frontale a braccia tese che posso eseguire sia con i piedi in appoggio al pavimento sia con le ginocchia. Quindi 30 secondi di lavoro alternati a 30 secondi di pausa prima di passare all'esecuzione successiva, che è un push-up spider knee. Versione più dura, piegamento sulle braccia, gomito e ginocchio si avvicinano nella fase di massima flessione. Se invece voglio faticare un po' di meno, faccio avvicinare il ginocchio quando ho i gomiti estesi fondamentalmente. Rimanere solidi di centro è fondamentale, oppure nel momento in cui fosse ancora troppo duro con le braccia tese, passo a una condizione di piegamento sulle braccia in appoggio sulle ginocchia. Abbiamo poi un blast of push-ups, quindi caricamento, gambe flesse, balzo avanti, controllo bene l'ammortizzazione del corpo quando arrivo al pavimento prima di eseguire il mio piegamento sulle braccia. Fosse troppo, stessa posizione di partenza, ma invece di fare un balzo, cammino con le mani per avanti. La stessa condizione la vediamo in appoggio sulle ginocchia. Ribadisco 30 secondi di lavoro, 30 secondi di recupero, alternando la sequenza di esecuzioni che dobbiamo svolgere. Saranno da 3, minimo 3 giri di lavoro fino a 5 giri al massimo. Passiamo alla nuova esecuzione. Push-up con mountain climber, con 4 mountain climber alternato, quindi faccio il mio piegamento sulle braccia, duro di centro e procedo con i 4 passaggi del ginocchio sotto il tronco. O come al solito, abbasso il braccio di leva appoggiandomi sulle ginocchia e faccio il mio piegamento in appoggio, non sui piedi, ma appunto sulle ginocchia. Ci manca l'ultima esecuzione, che è il Superman Lift Pull-up, quindi alzo piedi e braccia verso l'alto prima di eseguire il mio piegamento sulle braccia. Il piegamento sulle braccia può essere effettuato sia con i piedi sia con le ginocchia in appoggio. Alla fine di tutte le nostre esercitazioni, questa è l'ultima della nostra carrellata, un minuto di recupero per eseguire poi il round successivo. I round saranno da 3 a 5. Fatto questo, passiamo a 10 minuti di lavoro sul centro, partendo da un plank sky hop che fondamentalmente sono dei balzi con le ginocchia che vanno esternamente ai gomiti. Fosse troppo, passiamo a un normale in e out. Per tutta l'esecuzione il centro rimane solido. Se l'esecuzione col balzo è troppo impegnativa, posso farla camminando e portando i piedi in avanti. Hollow body shotgun. Partiamo completamente chiusi per avanti e ci apriamo rapidi. Accettiamo la perturbazione che il centro subisce estendendo rapidamente, controllando bene, cercando di mantenere
l'appoggio della colonna perfettamente a terra. Se è troppo, mando le braccia verso l'esterno invece che mandarle verso indietro. Twisting Mountain Climber. Teniamo questa posizione per un paio di secondi, quindi il ginocchio va verso il gomito controlaterale, mantengo la condizione un paio di secondi con l'addome contratto prima di procedere con la ripetizione successiva. Troppo impegnativo? Faccio un mountain climber classico, ma sempre mantenendo la condizione per un paio di secondi prima di passare alla ripetizione successiva. Ultima esecuzione, un leg raise con poi abbinato un hip raise, quindi mantengo la condizione di appoggio, salgo centralmente e procedo con l'hip raise. Se è troppo duro, escludo il leg raise iniziale per fare unicamente l'hip raise, oppure mi produco unicamente in un crunch inverso. 10 minuti consecutivi di lavoro dove faccio più giri che posso.